Ci sono dei personaggi nella mitologia, nella letteratura, nelle leggende, nel nostro passato storico, improbabile. Ci sono delle creature che hanno dei ranghi. E così come esistono dei ranghi, c'è la creatura al di sopra di tutte. L'innominabile. L'uomo dai molti nomi. L'uomo, l'essere, la creatura, che ha generato e distrutto tutto. C'è chi lo chiama Satana. C'è chi lo chiama Lucifero. C'è chi lo chiama Hermes. C'è chi lo chiama Prometeo. C'è chi lo chiama Apollo. C'è chi lo chiama Sol Invicto. C'è chi lo chiama Hercules. C'è chi lo chiama Abraxas. C'è chi lo chiama Abaddon. C'è chi lo chiama Apollyon. C'è chi lo chiama Arlecchino. Ma il suo nome è più conosciuto forse sotto la voce Demiurgo. Paretis anille compellandus erit, quo numquam terra vocato, non concussa tremit, qui Gorgona cernit apertam, verberibusque suis trepidam castigat erinin, in despecta tenet vobis qui Tartara, cuius vos estis superi, Stygias qui perierat undas? Lucano,
Farsalia. Colui di cui si parla in questo capitolo è stato il primo di cui si sia stabilito di non pronunciare mai il nome, non per riverenza ma per paura. Dunque, questo personaggio ha tutta l'eternità dalla sua parte, lo sguardo di colui che può fissare le gorgoni senza essere pietrificato, il flagello dell'entità che flagella le furie, il nome di quello che può giurare sulle acque dello Stige, senza temerne la punizione. Ora sono tutti rivolti verso questo personaggio. Molti di voi lo conoscono, in un modo o in un altro. Avrete sentito parlare di lui mentre guardavate un capitolo di Stranger Things, dove effettivamente non è che c'era proprio lui, ma un mostro che i protagonisti per casualità hanno chiamato con lo stesso nome e hanno ripreso dal mondo dei giochi di ruolo, dall'universo di Dungeons & Dragons, per esempio, dove era presente questo personaggio. Se qualcuno ha letto per esteso l'Orlando Furioso, avrà sentito nominare anche in questa letteratura questo personaggio. La sua fortuna nella letteratura moderna si deve ad un altro italiano, infatti, Boccaccio. Ma nemmeno Boccaccio lo ha nominato per primo, ma un tratto, attratto da fonti di cui discuteremo, gli elementi che ha poi disposto nella forma con cui sono stati maggiormente conosciuti. Adesso vediamo un attimo. Siamo nel 1350 e Boccaccio, che già da tempo si dedica alla ricerca e allo studio della mitologia classica, riceve un compito ufficiale: redigere un testo in cui ordinare tutta quella mitologia. Un compito gravoso, ma di grande prestigio, e che risponde bene all'interesse dell'autore, che dedica al progetto diversi anni, avvalendosi per qualche tempo dell'aiuto del maestro di greco Leonzio Pilato. Tutte le fonti che ha a sua disposizione vengono adoperate, talvolta prediligendo quelle meno note e quelle dei grandi auctores. In particolare, risulta che l'autore più citato, dopo Ovidio, sia un certo Teodonzio, la cui identità è indagata da numerosi studi. Il frutto del grande sforzo mitografico compiuto intorno al 1368 si intitola De Genealogis Deorum Gentilium, la genealogia degli dei pagani, che ricorda in numerose copie non autorizzate dall'autore, che presenta un percorso filologico alquanto complesso. Adesso, l'intento dell'opera è quello di fornire un sistema genealogico degli dei, stabilendo un criterio tra le numerose versioni fornite dagli autori antichi nel corso dei secoli. Il problema di partenza, dunque, è stabilire chi sia stato il primo, colui o colei che ha generato tutti gli altri. Ti ricordo di iscriverti al canale e attivare la campanella. In questo modo sarai avvisato della piattaforma quando pubblicherò contenuti di questo genere. Non dimenticare di lasciare un like se ti piace il video, perché farebbe bene all'algoritmo di YouTube per la mia pagina. Questa pagina si sostiene grazie a voi. Puoi anche decidere di diventare un membro se lo vuoi. Questo canale si occupa di storia, mitologia, occultismo, simbolismo, tecnologia, mistero e ricerca della verità. Le mie ricerche sono finanziate e sostenute dai miei iscritti a Patreon, che partecipano attivamente alla ricerca, e i membri di questa pagina ovviamente. Ti ricordo che nella descrizione di questo video puoi trovare il link a tutti i miei canali.
il canale secondario su YouTube che si occupa di mistero, dedicato a mistero, e il mio blog principale, Ante Omnia, su Patreon, dove troverai tutte le mie ricerche divise per sezioni, integrali, letture e download, testi antichi, geografia antica e analisi. Troverai inoltre una sezione dedicata alla ricerca della persuasione occulta nel cinema e nella musica, in tutta l'industria dell'intrattenimento a partire dai romanzi. La pagina contiene 2 chat tematiche, presto 3, e una community di gente curiosa e attiva come me, come te, come noi. Tutti i documentari presenti nella pagina ufficiale su Patreon sono integrali e senza censura.